Dagli studi di Rete Smash va ora in onda Sport on Radio. Commenti ed approfondimenti dello sport sipontino del fine settimana. Di Rete Smash, la frequenza è la 97.50, ma soprattutto c'è la diretta Facebook tanto seguita, Rete Spazio Smash, Smash scritto con la A ovviamente e con la H finale. Pronti per una puntata frizzante, per una puntata che comincia in maniera diversa. Non parleremo di calcio all'esordio, ma ci ha raggiunti Massimiliano Notarangio, il neo presidente da qualche settimana della Manfredonia Corre, che ci parlerà di questa SD che si tanto fa per la corsa qui a Manfredonia. Ringrazio Andrea Gambuto, ormai barba bianca. Buonasera per a tutti, per il ringrazio web, anche voi, grazie a tutti quanti. Che nonostante il piccolo raffreddore è qui con noi anche stasera. Grazie Andrea, e ben tornata, molto gradita il ritorno di Valeria Tratta. Ciao Valeria, bentornata. Buonasera. In perfetta tenuta ginica questa sera. Allora Massimo, come è cominciata questa avventura? Quando hai pensato di prendere la presidenza della società, diciamo che l'ambiente è molto friendly, molto amichevole, per cui non è stato proprio uno sforzo quello di candidarsi alla presidenza. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto per me è stato un onore prendere l'eredità, seppur pesante, l'eredità di Gianni Di Bari, l'ex presidente di questa splendida realtà del podismo manfredoniano. Mi è stata data l'opportunità in quanto appunto a seguito delle nuove candidature del nuovo direttivo ho creduto di poter dare un aiuto o comunque il mio apporto per raggiungere quelli che sono gli obiettivi e tutte quelle che sono le attività prefissate dalla nostra associazione. Massimo, quanti iscritti ha in questo momento la Manfredonia Corre? Siamo circa 70 iscritti. Che non è poco, insomma. Quasi presenti in tutte le gare del vicinato, dalle mezze alle 10 chilometri. È un po' questo l'obiettivo della società, fare in modo che tutti possano correre con tempi anche qualche volta ragguardevoli. Certamente. Questo fine settimana appena trascorso ci ha visti impegnati sia in una tappa di Corri Capitanata, in quella di Margherita, e sia in una bella mezza maratona organizzata nella splendida cornice della Reggia di Caserta, dove ambienti quasi fiabeschi come i splendidi giardini vanvitelliani hanno dato vita a una bellissima mezza maratona, dove almeno 10 dei nostri iscritti ne hanno preso parte. E diciamo che poi il bello di queste manifestazioni è che comunque la partecipazione alla gara diventa una domenica insieme, diventa un weekend qualche volta quando le distanze sono maggiori, tipo Roma, tipo certo. Firenze. E c'è pure bello questo aspetto conviviale che non è da sottovalutare, anche perché non sono tutti ragazzini, per cui certamente un'uscita fuori porta, come diceva una volta, è sempre, sempre bella da fare in compagnia. Il connubio tra sport e cultura si sposa benissimo. La nostra realtà ha dato vita a un gruppo che oltre ad essere affiatato è ben cementato in quelle che sono quelli che sono gli interessi sportivi, lo è anche per quelle che sono le attività culturali, e quindi si vive nell'amicizia e nella coesione anche al di là di quelle che sono prettamente
interessi sportivi, quindi... Ci sta guardando Patrizia Salvetti, una delle più accanite podiste di Manfrani, che saluto ovviamente molto cordialmente, così come saluto Luigi Principe. Certo. Ma Max, e poi c'è questo gioiellino da coltivare, che è la gara di Manfredonia. Io ho avuto modo di partecipare come giornalista alla prima edizione, davvero la gente era contentissima, era strafelice per come è stata organizzata, per l'ambientazione. È un impegno difficile da confermare, considerando quello che si è fatto in precedenza. L'impegno è anche un grande orgoglio per la nostra associazione aver dato vita a questa, più che gara, questa attività di coesione. Una sorta di raduno, insomma. Sì, questo che alla fine ha visto partecipare molti podisti della Capitanata e anche di fuori regione. Quello che offre il nostro territorio, grazie al suo ambiente naturale, il Gargano, uno splendido lungomare, il porto turistico, oltretutto anche ambienti bellissimi immersi nella natura, come quelli della zona sipontina, delle paludi sipontine, fanno sì che sarebbe un peccato non offrire la possibilità anche a coloro che sono non solo di Manfredonia, poter correre e ammirare quelle che sono le nostre bellezze storiche e culturali. Ma si vengono poi i tempi, comunque, nonostante non siate tutti giovanotti, anzi pochi sono giovanotti ormai, fate tutti dei tempi ragguardevoli, te compreso, che comunque hai dei tempi molto interessanti sia sulla mezza che sulla 10. È frutto comunque di sacrifici, di abnegazione, perché comunque correre non è sempre... È bello dopo, però nel corso della gara c'è da fare tanti sacrifici. Beh, lo sport sicuramente porta impegno, però è una soddisfazione, diventa poi passione sportiva, che comunque a differenza di altri sport sposa nobilmente alcuni principi come quello dell'unione che unisce, dell'amicizia. È facile intraprendere e coltivare nuove amicizie nel nostro ambiente sportivo, anche con persone che sono al di fuori delle nostre di altre società. Quindi ogni gara, ogni nuova attività ci dà la possibilità di interagire con altre persone. Chi sono i più anziani per iscrizione alla Manfredonia Corre? Beh, la Manfredonia penso Corre, Gigi Fabiano, certamente, la Manfredonia Corre ha visto circa 5 anni fa realizzare l'idea e l'iniziativa da parte di coloro che sono stati i pionieri. Gigi Fabiano, che è sicuramente uno tra coloro che ha dato vita al podismo a Manfredonia, Gianni Di Bari, che abbiamo già nominato, in più altri ragazzi uniti per la passione ma anche per la volontà di fare qualcosa di nuovo. In effetti quello che hanno fatto finora e che abbiamo fatto tutti assieme ha qualcosa che ci ha gratificato. Vorrei sottolineare l'impegno da parte di tutti anche nel campo della solidarietà, qualcosa che non abbiamo mai voluto trascurare e che abbiamo sempre sottolineato. È molto forte il nostro impegno sia a sostegno dell'associazione Delfino, di ragazzi che io definirei della speciali, quale adesso parleremo, definirei del mio amico speciali, Vincenzo Di Stasio. Per inoltre ci vede impegnati a sostegno anche della casa famiglia La Speranza, quindi ciò che noi abbiamo prendiamo come pacco gara, come premi gara, spesso lo portiamo con grande orgoglio e senso del dovere a questi ragazzi che meno fortunati degli altri. Interessante anche la vicinanza alla WISP, certo, che è a me già la... Tu non corri, vero Andrea? No, a me la parola già anziana che mi mette un po' in depressione. Io adesso appena mi metto, diciamo, in forma, vorrei anch'io, perché io vedo queste persone che hanno un entusiasmo a correre, è bellissimo. Vanno, cioè, vedono proprio la natura e così. Se corre fino a 70, fino a 80 anni, sì, ma ancora io non sono in forma, come si vede.
Però mi piacerebbe come appunto si conoscono tante persone, gente che diciamo senza livello agonistico, perché chiaramente non si può, però a stare insieme a tanta gente, conoscere delle persone è bello, poi la natura è bellissima. Infatti, quindi sarò uno degli iscritti appena mi metto in... Non mi guardate così, Valeria, perché... No, volevo... Valeria, il tuo rapporto invece con la corsa, buono con l'attività buono, fisica in genere, ma con la corsa? Abbastanza buono. Beh, tutti i prossimi iscritti allora. Beh, se posso continuare, direi che la magia della corsa appunto unisce dal professionista all'artigiano e non fa distinzioni sociali. Il pantaloncino e le scarpette sono veramente qualcosa di magico, danno la possibilità a tutti di poter veramente realizzare, oltre che qualcosa che va prettamente sportivo, insomma, le prestazioni, sì, sì, che possono lasciare il tempo che trovano. A noi i tempi o comunque sia le attività individuali diventano veramente secondarie quando si crea un gruppo e voglia di stare assieme. Sì, sì, ma io ai tempi quando ero a Milano, ho fatto tanti anni a Milano, facevo la Stramilano, erano 38 chilometri. Però facevi in bici, Andrea. No. Ho fatto anche la bici, la cicloturistica, sempre all'idroscalo. No, veramente. Io ero proprio... Poi vedo questa... Io seguivo un gruppo, perché una volta che segui il pasto, io andavo dietro, veramente. Si arrivava all'arena, Milano, e vedevo... si conoscono persone. Sì. Ciao, come vai? Qua di là? Certo. C'è sempre la strada Milano. Sì. È bellissimo, però io... Adesso non ce la faccio, sinceramente. Ma che l'ultima domanda, Max, poi ti lascio andare perché e ti ringrazio già per essere stato qui con noi questa grazie sera. A voi. I giovani, perché non si riesce a coltivare i giovani e allora, a iniziare delle carriere? Perché comunque il movimento è così importante, certo. Tecnicamente siete così validi, c'è tanta conoscenza, know-how, che potrebbe però dare risultati migliori se fossero coinvolti i ragazzi. È una questione di budget, di tempo, perché non si riesce a fare questa cosa? Allora, resta il nostro obiettivo innanzitutto qualificare, perché è giusto che sia così, la gente deve essere qualificata, nulla si può improvvisare. Qualificare alcuni dei nostri atleti tramite dei corsi che possano dare la possibilità ai ragazzi di poter avvicinarsi al mondo del podismo o allo sport in generale. Naturalmente l'approccio successivo sarebbe quello di... quello con le scuole, con gli istituti, naturalmente quindi ci vuole una strutturazione societaria anche diversa. Certamente. Non possiamo approcciare con un istituto e poi... Ma è un obiettivo della Manfredonia Corre? Certamente. Bene. Quello di dare possibilità a tutti e oltretutto quindi anche organizzare una gara e comunque pubblicità al benessere, uno stile di vita. Bene, grazie per questo intervento, grazie a Massimiliano Notarangio, presidente della Manfredonia Corre. E chiudiamo questo spazio dedicato alla corsa. Sarà un nuovo iscritto. Due, anche la signorina qui al mio fianco. Anche già tecnicamente lei. E tu? Bene, io già corro. Faccio già le mie belle figure. Però ci vuole pure tempo per queste cose. Bene, allora adesso passiamo al calcio. Io credo che abbiamo Sipontina in linea. Sipontina, ci sei? Buonasera Andrea, buonasera agli ospiti. Allora Sipontina, il 10 a chi lo dai stasera? Allora io voglio premiare un po' tutti, quindi questa volta voglio darlo a Recchio perché ha fatto un gran bel gol. Bene, e ha fatto un assist per il secondo, quindi sì, davvero... Giovedì c'è Manfredonia Canosa, chi vince Sipontina? Manfredonia assolutamente, dobbiamo scavalcare sia lo United Slide che il Canosa, assolutamente. Bene, con questo bel augurio ti salutiamo, grazie per questo spazio Sipontina, alla settimana prossima. Ciao Sipontina. Ciao ragazzi, ciao. Adesso dovremmo avere Mario Ciampi in linea, saluto intanto gli uomini del karate che ci hanno raggiunti per una bella pagina che apriremo da qui a qualche istante. Andrea, allora dici qualcosa della... intanto... ti puoi congelare. Grazie a voi. A Massimo Notarangio. Buon lavoro. Andrea, parlaci della gara di ieri. Ti ho visto molto arrabbiato al mio fianco nel corso della gara, perché in effetti i ragazzi della Manfredonia Football Club un po' hanno perso la testa dopo quell'1-2 del primo tempo e non sono riusciti a rimontare anche in superiorità numerica per molto tempo.
Sì, beh, non mi è sembrato un approccio positivo con questa squadra qui. Non lo so, non ho mai visto giocare veramente. Io li ho visti sempre i ragazzi giocare. Non li ho visti ieri un po' disuniti, ognuno vuole giocare per i fatti suoi. Posso capire anche il discorso del che quello stava bene, influenzato. Sì, c'erano, poi l'ha detto anche Gigi Renis in sede di intervista. Ma in effetti è stata una settimana tribolata per sì, la, sì, anche quello. Fra ciacchi di stagione, qualche contratto. Penso che magari lo stesso Giaccherini non ha giocato dall'inizio. Giaccherini, Michelino Lavriola non ha giocato dall'inizio perché aveva problemi fisici. Penso che magari una sconfitta può fare solo la medicina per la prossima partita. Poi e poi speriamo che faccia da trampolino di lancio per i primi punti. No, poi il discorso, non vorrei che si parli del discorso, dobbiamo salvarci, però non abbiamo Mario Ciampi. Vogliamo salvarci, però vabbè. Partono già con il discorso, ma tanto dobbiamo salvarci, No, a volte uno è troppo presto per fare questi discorsi. Appunto, io non vorrei che magari una partita, non può. No, io ho visto un po' qualcuno giocare un po' per i fatti suoi, cioè tirare un po' da così non potevano tirare un po'. So, io penso che può capitare, certo. Può capitare. Lo vedremo domenica, Andrea. Lo vedremo domenica. Lo vedremo dalla reazione di domenica. Se domenica c'è una reazione bella, forte, concreta, si torna da stornare magari da stornare con tre punti, vuol dire che è stato un momento. Bene. Se invece va male pure lì, allora terza sconfitta consecutiva, le cose cominciano a preoccuparci. Io so sempre che devono vincere le squadre di Manfredonia, proprio io sono questa malattia qui e quando ho visto domenica perdere 2-1 che si poteva pareggiare, insomma, e mi è dispiaciuto molto. Andrea ha vinto la SLAI e lo si poteva immaginare in casa della Gioventù Calcio Cerignola e ha vinto il Manfredonia 1932 3-1 nettamente. A Lucera, nonostante quel disimpegno sbagliato del portiere che ha rimesso un po' in gioco soltanto il risultato, perché per il resto il Manfredonia ha condotto in lungo e in largo anche a Cerignola. Manfredonia 1932 ha tutte le carte per risalire, come dicevo prima settimana scorsa. Giovedì abbiamo un recupero col Canosa che ieri ha pareggiato 0-0. Quindi delicatissimo. Battendo il Canosa, cioè vincendo l'altra in casa, penso che diciamo possiamo prima che andare in testa alla Gasparini, speriamo che sto Bari perda, lo so, io non è che dico, però io tifo per il Manfredonia. Salutiamo Michele Basta che dice che il 7 era Lardoso e parliamo di Michelangelo French perché in effetti forse teneva troppo la palla. Sì, e in attesa di commentare poi anche la giornata con Mario Ciampi, il direttore generale della Manfredonia Football Club, diamo la notizia del calcio di quarta categoria che è cominciato la settimana scorsa e che vede impegnata tra l'altro come detentori del titolo gli amici del Manfredonia 1932, perché la Delfino quest'anno ha pensato bene di associare il proprio logo e la propria immagine in questo torneo alla squadra locale invece della Foggia della scorsa stagione. C'è stato un pareggio contro la Virtus Molfetta. Michele, sarebbe bene che ci dicessi via chat chi ha segnato il gol per la Delfino. Invece gli altri risultati hanno visto vincere nettamente il Bari contro la Sportiva Helios e il Lecce addirittura travolto per 13-1 il Monopoli. Quindi classifica Bari e Lecce con 3 punti, 1 punto per Molfetta e Manfredonia, a 0 ancora Monopoli e Polisportiva Helios. E adesso la prossima partita, Valeria, è prevista? Il 19 gennaio. E il Manfredonia incontrerà il Monopoli, una partita sulla carta agevole, ma vinciamo. Da detentore, insomma, già aver perso questi 2 punti significa che bisogna battere Bari e Lecce per poter vincere di nuovo il campionato, cosa che è assolutamente alla portata della Delfino e del presidente, del mio amico Vincenzo Di Staso. Detto questo, Michele non ci fa sapere chi ha segnato il gol per il Manfredonia 1932. Proviamo a richiamare Ciampi, vediamo se riusciamo a commentare la prima categoria. Andrea, in classifica. Io mi aspettavo qualcuno del Manfredonia che hanno perso, anche per venire a parlare, giustificare. Beh, lunedì sono un po' presi tra lavoro qua di là, sì, però gol di Staso Lorenzo, puntualissimo. Michele, per questo lo ringraziamo, Lorenzo figlio del mio amico Vincenzo, anche lui un goleador e non è mancato l'appuntamento col gol neanche in questa occasione. In classifica che succede, Andrea? Adesso diventa importantissimo, come stavi dicendo, battere il Canosa. Certo,
noi abbiamo due partite, col Canosa vincere assolutamente, e l'altra che ha la nostra portata, diciamo, si può anche vincere. E penso che vedo una bella cosa, vedo che Mafia la possa fare immediatamente ad andare su in classifica, anche perché il discorso è sempre quello, che le altre che noi inseguiamo adesso dico, ma allora il Manfredone è forte, capisci il discorso? Beh, certo, sì, si incute un po' di timore. Certo. Quindi... Adesso la situazione è 25 punti Slai, Manfredone a 21, 18 Borgorosso, 17 Canosa, 16 punti Virtus Andri e poi via via tutte le altre. Fino quindi la corsa alla promozione, diciamo, è tra il Bari e il Manfredone, perché anche il Canosa penso che abbia... Manfredone Football Club ha 12 punti, ha perso un po' di distacco, è aumentato un po' il distacco dei playoff, ma come dici domenica tu, vanno fuori a vincere con la vittoria di giovedì si potrebbe portare a 24, sì, Manfredone a 1982, ed insidiare seriamente la posizione Abbiamo due partite in casa, col Canosa e l'Asla, che dici? Incameriamo 6 punti e poi vediamo le altre cosa fanno. Insomma, noi cominciamo a vincere in casa nostra e poi vediamo. Poi domenica ci viene a trovare la Virtus Malfetta, che non è neanche un avversario da poco. Beh, 14 punti, settima posizione. Ma sì, Antonio. 10 giorni importantissimi per la. Sì, ma non è, io ho visto il Manfredone 32 come gioca, dai. Cioè, i giocatori della squadra c'è, dai, non è che. Ho paura del Molfetti che si vince e basta, la grande, dai. Bene, in attesa di parlare con Ciampi, io aprirei la pagina di karate, visto che abbiamo due che possono raccontare la storia del karate. Invito davvero Mauro Lagattolla e Attilio Barbone a raggiungerci qui in studio. Bisogna stare anche attenti qua. No, il karate da tempo non è uno sport violento, per cui adesso ce lo facciamo raccontare. Certo, ma qualcuno lo adopera anche per fare i numeri. Allora, eccoli qua. Sì, prego, prego. Buonasera. Carissimo. Ciao. Ciao. Attenti, a sbucciare i lampi. Allora. Ci mettiamo. Qui. No, stai attento che io ho le spalle coperte. Anch'io. Io da 50 anni con le spalle coperte. Poi fare il prepotente adesso, caro mio. No. Qui siamo coperti. Con la barba ci mettiamo. Allora, intanto Mauro, complimenti per la nomina cavaliere recentissima. Non tanto direi recentissimo, perché è dal 2012. Ah, io l'ho vista recentemente, per cui pensavo fosse più recente. Sì. Diciamo al merito della Repubblica. Allora parliamo di karate. Buonasera ai radioascoltatori, telespettatori che ci seguono, pensando su Facebook eccetera. Intanto diciamo subito ad Andrea che il karate ormai da tempo è una disciplina nobilissima. Il karate è una bella disciplina, non ci sono più botte, non ci sono più. Ormai qualche anno fa qualcuno si divertì quando c'era Bruce Lee che voleva fare tutti quanti così, è una cosa un po'. Il karate viene fatto, diciamo, nella massima sicurezza oramai, con tutti i dispositivi che ci sono, caschi, protezioni, bandine, corpetti. Quindi per essere anche per portarlo, diciamo, ovviamente alle Olimpiadi come sport, anche diciamo deve offrire uno spettacolo, ovviamente, quindi non può dare uno spettacolo di violenza. Certo, questa è la cosa. Purtroppo al giorno d'oggi invece pare che sia molto più preferita la violenza. Molte discipline, diciamo così, che sono più che altro di origine militare, vengono portate nelle palestre come sport. Secondo me come sport non hanno niente a che fare. Lo sport è una cosa, la violenza oppure l'utilizzo di quelle è tutto un altro discorso che non c'entra niente alla gente comune. Mauro, cioè, quest'anno festeggi 40 anni, 78-79. Sì, è proprio l'occasione. Com'è cambiata? Cambiato notevolmente, perché sia dal punto di vista, dicevo, della sicurezza degli atleti, quindi anche per portarlo poi al pubblico, anche una maggiore comprensione del gesto, diciamo, sono state utilizzate le ultime tecnologie, tipo la review nelle competizioni di un certo livello, i sensori nel caso di contatto, tipo come la scherma. Si è voluto tantissimo.
Questo grazie alla FIGILCAM, che è l'unica federazione riconosciuta attraverso la World Karate Federation. Sì, questi sono degli appunti del mio excursus, diciamo, sportivo e professionale nel corso di questi 40 anni. Tu hai chiuso con cintura nera? No, io non ho chiuso ancora. Fortunatamente non ancora. Perché abbiamo altri combatti obiettivi. Ancora, come si dice. Cioè combatte tra virgolette, diciamo, perché sono due cose, no, sono due cose distinte, perché diciamo, l'attività agonistica finisce a 35 anni. Io questo lo volevo dire. Noi abbiamo qualche anno, abbiamo qualche anno in più dei 35. Lui tra gli anziani hai chiuso, lui parte subito. No, intendevo questo. No, ci sono ancora altri obiettivi. Insomma, dai. Per il settimo d'anno, altri riconoscimenti all'interno, diciamo, della federazione come maestro benemerito. C'è tutto ancora un percorso da affrontare, sperando che... Sentiamo Attilio e poi andiamo in giornale radio. Attilio, tu forse hai addirittura qualche anno in più dei 40 di Mauro, perché forse tu hai cominciato un po' prima. Sono 44. E sì. Tu possiamo dire, io ti conosco così bene, che possiamo dire che il karate e qualche altra passione sono state la tua vita, in qualche modo. Come vedi diversi i ragazzi rispetto a quando avete cominciato voi con Domenico Piemontese in via Matteotti, diciamo, la famosa di via Matteotti? Adesso i ragazzi il karate non lo vivono dentro, e, diciamo, lo fanno più per moda, casomai, perché è il momento, come gli altri sport, c'è il momento. Sono pochissimi i ragazzi che realmente si sacrificano per questa nobile arte qua, e farla proprio come si deve, perché c'è karate e karate. Per come l'hai fatta tu è difficile, lasciamelo dire. Lascia che si divertino un po' di più. Lui è un combattente nato, un guerriero nato, quindi c'è uno spirito. Io ho trovato una bella foto sul web, non so se la regia riesce a mandarla, di un salto saranno un paio di metri. Ah, Yoko Tobigiri, quel salto nella pineta, hai fregato da solo. Non so a quale si riferisce. Adesso, ma Facebook l'hai preso? Sì, l'ho preso da Facebook, per dire, insomma, che lui poteva avere una carriera più importante, certo, Mario. Sì. Mauro, sì, anche se, insomma, tommato, adesso ci racconterà un po' della... No, io non sto qui per raccontare. Per raccontare la mia vita. La cosa, diciamo, che è stata bella, innanzitutto, come ricordo, è stato quando lui, nel limite massimo dell'età, ha espresso questa voglia di partecipare ai campionati assoluti italiani. E ci siamo guardati in faccia, cioè noi già comunque avevamo il percorso di insegnamento, mettiamo allora in pratica quello che insegniamo agli altri, adesso vediamo se il nostro metodo, il nostro sistema funziona o meno, cioè mettiamoci in gioco. E così è stato, quindi è stata fatta una programmazione dell'allenamento, tutti e due insieme, io facevo da sparring partner, eccetera, proprio per il periodo, il tempo ci avevamo, cioè c'erano tutte quelle condizioni favorevoli a che potesse partecipare, e così fu. Superò le fasi regionali, questo nel 95. 92, negli anni 90. Tanto che si qualificò alle finali poi nazionali a Bolzano. E noi facevamo tutte le cose, per andammo tre giorni prima, quindi tutto proprio, guarda, una cosa perfetta. Perfetto fu il risultato. In quanto ritornammo vincitori da Bolzano insieme anche alla Puglia, c'erano anche, però non di Manfredonia, c'erano altri ragazzi di fuori. Comunque lui, quell'obiettivo l'avevamo raggiunto e ci siamo congratulati tutti. Adesso ci fermiamo un attimo, perché facciamo contenta la regia, c'è uno spazietto di un giornale radio di 2 minuti, ma poi torniamo perché Attilio e Mauro ci devono raccontare qualcos'altro ancora. Va bene. Rete Smash News, l'informazione in radio.
Buonasera della redazione, l'informazione, Gabriella Luigi in studio. Il programma del governo non cambia, ma c'è la volontà di discutere. Il deficit era necessario, ma non abbiamo sforato. 2,4% è tra i più bassi nella storia d'Italia, in Francia è più alto. Queste le parole del ministro dell'economia Giovanni Tria al termine dell'Eurogruppo a Bruxelles. L'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal 1 gennaio resterà, si apprende da fonti di maggioranza a margine dei lavori al Senato sul decreto fiscale. Eliminare o rinviare la misura si spiega costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato. Il recupero di evasione previsto è di circa 1,9 miliardi di euro in un anno, sono un migliaio. Gli emendamenti alla legge di bilancio dichiarati inammissibili, sui 3.600 quelli presentati in commissione alla Camera. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi accelera, salendo a 315 punti base. Una ventina di deputati del Movimento 5 Stelle ha scritto al capogruppo Francesco Duva per chiedere un tavolo di discussione sul decreto sicurezza. Il provvedimento è all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove sono iniziate le audizioni dopo l'approvazione al Senato con la fiducia. Il testo è stato già migliorato al Senato e presto sarà approvato anche alla Camera. Taglia corto. Duva. Non c'è nessuna polemica, c'è qualche diversità di vedute, ma l'indirizzo politico del governo è chiaro e la guida è il contratto. Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di firmare a Caserta il protocollo d'intesa per la Terra dei Fuochi. Contestazioni in particolare contro Salvini fuori dalla prefettura, dove sono confluiti manifestanti di centri sociali e associazioni ambientaliste. Il governo lavora una soluzione condivisa e senza polemiche. L'obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio, hanno scritto in una nota congiunta al Premier e i suoi due vice, Salvini e Di Maio. Su Ponte Morandi, Fincantieri fornirà il progetto per la realizzazione di un ponte in acciaio sul Polcevera a Genova per la viabilità alternativa, lo si legge in una nota congiunta di Cassa Depositi e Prestiti, Fincantieri, Gruppo FS Italia, Snam e Terna, sul protocollo d'intesa firmato con i commissari per l'emergenza Toti e per la ricostruzione Bucci. Intanto il ministro dei trasporti Toninelli annuncia a breve la presentazione di una prima bozza del nuovo codice degli appalti. L'obiettivo è semplificare, chiarendo quali sono le norme, dice il ministro. È tutto per il momento, buona serata. L'informazione, lo sport, l'intrattenimento, le classifiche, il contatto con la gente. Semplicemente Rete Smesha, New Radio, New Station. Bene, dopo questo spazio riservato al TG, riprendiamo a parlare di karate. Attilio Barbone, dopo l'esperienza di Bolzano. Mi permetti, volevo finire brevemente. Poi, a seguito di questa esperienza, ovviamente lui si qualificò anche per l'anno successivo, perché quelli che si qualificavano ai primi posti nell'anno precedente potevano, e lui era ancora per diritto finali a fare questa cosa. Però nel contempo noi eravamo anche arbitri, discorso che allora si è entrati in contrasto con l'ente, con il promotore. Non con il regolamento, però. Non con il regolamento. Il regolamento lo prevedeva. Sì, sì. E quindi l'anno dopo ci siamo presentati, al che un responsabile nazionale dice: no, lei deve arbitrare. Dice: no, io voglio finire di fare il combattimento, cioè voglio combattere. Come finita, accettò. E quello gli dice: arrivo, guarda, allora tu no. Disse: allora tu perdi, dovrai perdere, tra virgolette. E lui disse: vabbè, mo che andiamo, quando andiamo sul tatami vedremo. Allora, c'era una superiorità assoluta di Attilio, di Barbone Attilio, ed erano in difficoltà, perché anche il pubblico che guardava, dove stavamo? Al Pilastro, a Bologna. Sì, Pilastro, dove... a Bologna, sì. Ci fu la strage dei carabinieri tanto tempo fa. La gente dal pubblico, a seguito delle sue tecniche, che erano abbastanza spettacolari, si alzava in piedi proprio ad applaudire, e purtroppo il verdetto è stato negativo. Fu negativo. E poi si avvicinò questo, diciamo, rappresentante della federazione, si congratulò, però come vedi non hai vinto. Un aneddoto, fanno parte della vita, perdere. Fanno parte della la vita. Gente sta a parte questo episodio negativo, perché comunque sono brutte. No, noi dal negativo prendiamo anche il lato, c'è sempre il lato positivo. Cioè. Cosa ti ha lasciato? Cosa ti dà ancora il carattere? Perché tu comunque lo frequenti, certo, lo pratichi ancora. Sì, no,
sono cose... Continuano le vostre lezioni alla Body Art, ovviamente. Sì. Per quanti volessero seguirvi. Certo. Niente, è una cosa... sta dentro. Mi ha dato tanto. Un episodio, a parte quello di Bolzano, che ti viene subito alla mente. Ce ne sono tanti. Siamo nel 1984, tantissimi. Il trofeo delle cinture marroni. Ma poco ti scrive la biografia, Mauro. Sì, no, a me non piace parlare di me, di quello che ho fatto. Nel 1984 organizziamo per la prima volta il torneo regionale federale cinture marroni, dove chi si qualificava i primi posti, sia nel kata che nel kumite, gli veniva riconosciuta la cintura nera federale, quindi senza sostenere gli esami ma per gara. E quindi parteciparono di tutta la Puglia, vennero a Manfredonia. E lui fu l'unico che vinse sia nei kata, perché ci sono due forme nel karate, c'è il kata e il kumite. Kata sono le forme da solo contro, diciamo, avversari immaginari, il kumite è invece il combattimento reale che si fa. E lui nella sua categoria fu l'unico che vinse tutte e due le specialità, quindi due cinture nere. Allora quelli che avevano fatto che erano secondi, quindi che non la vengevano, venivano lì e dice: se rinuncia a uno non è che aveva doppio, però gli spettava sempre una, diciamo, però il titolo lui lo aveva conquistato in tutte e due le specialità. Giustamente, no, io evito, quindi è basso. Non rinuncio. Mauro, il karate Olimpiadi. È arrivato il momento in cui il karate faccia parte delle Olimpiadi. Sì. Se ne parla da almeno 20 anni. Penso che adesso siamo addirittura d'arrivo. Una buona addirittura d'arrivo, perché proprio la settimana scorsa ci sono stati a Madrid i campionati mondiali, sempre attraverso la FIGC, per stilare il ranking e poi vengono, diciamo, attraverso tutto un certo procedimento vengono assegnati dei punteggi e quindi poi i primi 4-5 per ogni categoria avranno poi diritto ad accedere alle Olimpiadi che verranno fatte a Tokyo il 2020. Ci sono stati, cioè proprio una cosa da record, a Madrid 1400 partecipanti in rappresentanza di 140 paesi. L'Italia a questi si è conquistata il quinto posto nel medagliere. Non è male. No. Assolutamente. Considerato che, diciamo, è venuta dopo la... Cioè, al primo posto c'è stato il Giappone, poi c'è stata la Repubblica Islamica che ha avuto degli ottimi risultati, Francia-Spagna e poi l'Italia. Quindi comunque potremmo partecipare con una buona rappresentanza. Ci sono tutti i presupposti, che questa è la squadra composta dal professor Aschieri, Benetello, la componente, diciamo, del Kumite e del Kata, perché sono due, come dicevo prima, le specialità di appartenenza. E poi l'altra novità è stato il para-karate, per diciamo le persone che hanno... per i disabili. Per le persone disabili è stata anche questa una novità della manifestazione e anche delle Olimpiadi, perché potranno partecipare anche alle Olimpiadi. Ecco, questo è l'altro, il numero dei partecipanti. La situazione a Manfredonia, c'è ancora tutto quello slancio, quell'entusiasmo dei vostri primi anni? Dicevo che tutto adesso viene deviato verso pseudo attività sportive, perché io le definisco invece attività militari o paramilitari, che sono un'altra cosa, che è quella dell'annientamento dell'avversario, perciò che tu chiami avversario, invece noi lo chiamiamo un partner. Ah, ecco. Quindi è diverso il modo, l'approccio. Allora noi li facciamo, ad esempio, i corsi di difesa personale, insomma, soprattutto ad esempio alle donne, persone che hanno a che fare, non so, con la vigilanza, la sicurezza, le forze dell'ordine, cioè persone che hanno un certo collegamento e giustamente devono avere delle minime conoscenze, sì. Perché poi c'è differenza tra legittima difesa e difesa personale, anzi diventa un aggravante nel caso di una lite. Cioè, tu nell'aggressione l'importante è che tu sappia i metodi per
diciamo, evitarla, di salvaguardarti e basta, ma non l'annientamento della persona. E in molte palestre viene insegnato proprio ciò, cioè che tu la persona la devi massacrare, però non insegnano pure che te le puoi pure prendere, perché certo, diceva la signora, cioè uno deve anche imparare a prendersele, perché tu sei convinto di darle. Certo. Però diciamo che nel caso delle donne, ma l'ho detto prima, sì, ho detto, noi li riserviamo queste cose, cioè, alle donne e alle persone che sono, diciamo, che svolgono un'attività che hanno, e anche loro comunque si devono muovere nell'ambito della legge. Sì. È come se tu cammini con una pistola, la pistola vai a denunciare, non è che ti spari a tutti. Non puoi sparare, attivi una pistola e spara. Hai trovato un ragazzo che potesse in qualche modo emularti, ottenere i risultati che hai ottenuto tu? C'è stato in questo da quando fai formazione, ne abbiamo avuto tantissimi, abbiamo portato i titoli nazionali, abbiamo portato ma piccolini, abbiamo formato parecchi cinture nere, abbiamo formato insegnanti tecnici, sì, abbiamo, però tantissimi poi si perdono per strada. Sia la scuola, sia diciamo che i guadagni non sono pure, ce ne sono proprio. Questo è un limite alla fine, perché sì, giustamente sì, uno è arrivato a 20 anni deve pensare pure a come. Io ho sempre avuto il mio motto: il karate è uno sport povero per i ricchi. Questo è il karate, uno sport povero per i ricchi. Perché ci sono tante spese. Ma sicuramente il fatto che dice è giusto del lavoro. Allora, che succede? Tu in ambito federale puoi avere delle chance, nel senso che se tu ti qualifichi ai campionati nazionali, cioè parlo della FIGILCAM, eccetera, quindi i tuoi titoli, poi ci sono dei bandi di concorso delle forze armate dove chiedono particolari requisiti, non so, ci serve uno nella categoria 70 kg del comitè, del kata, eccetera, quindi sono di che domani puoi far parte di un gruppo sportivo e quindi esempi, ti assicuro. Abbiamo tanti esempi, cioè, di grandi campioni nella polizia, nell'esercito, i carabinieri, abbiamo tanti esempi di grandi campioni. E quindi campioni. Hai il tuo posto. Bene, di allora lavoro. Continuate a seguire il karate, continuate a formarvi, continuate a seguire la palestra, la Body Art, dove ci trovate Mauro e Attilio. Io vi ringrazio per questo intervento. Noi ringraziamo tutti voi. È un peccato, Antonio, che viene un po' a mancare, perché i giovani pensano a questa disciplina qua, a fare violenza, capisci? Non c'è più il discorso di karate. Che non ha niente a che fare. Il ragazzo vuole essere bravo, vuole essere forte, poi e soprattutto vuole i risultati dall'oggi al domani. Sì, no, non c'è lo spirito di sacrificio. Per ottenere qualcosa bisogna lavorarsi anni. C'è disciplina, rispetto, umiltà, c'è tutta una serie di caratteristiche che anche a livello psicologico la persona deve assume, non è solo lì a tirare pugni e calci. Certo. Vorrei dire, il grande Miyagi insegnava, no? Dai, la certo, di la certo. Cioè, vabbè, però insegnava, diciamo, l'educazione anche. Sì, quindi è alla base di tutto, quindi... Sì. Grazie Mauro, grazie a Tino. Grazie a voi. Va bene. Ovviamente, chissà che non ci rivedremo da qui alla fine della stagione. È un piacere. Voi ovviamente se avete novità ci fate sapere. Certo, è un piacere. Sicuramente. Sarà. Ciao. Intanto la regia dovrebbe. Non so se abbiamo ancora Mario Ciampi in linea, se ha avuto tanta pazienza ad aspettarci. Nel frattempo saluto Nazario, Lidia, Marco, Antonio, Michelangelo, Paolo, Guerra, il nostro regista. Ciao, buona serata. Ciao. Il nostro regista è Michele. Bene, diciamo nel frattempo che c'è stato ancora un altro successo della squadra di ASD di calcio a 5 femminile che ha vinto contro il Taranto. Siete tutti informati. Adesso che posizione è in classifica? Siamo vediamo primi. Chi lo sa. Come siamo primi, Andrea? Non l'aspettiamo. Siamo primi. Siamo primi in classifica. Lo eravamo già la settimana scorsa. Quindi questa vittoria. Ma adesso comunque ha sottolineato il primo posto. 8-2 a Tarsano con Città di Taranto, 12-2 del Conversano. Ha vinto anche
il Noci a Salerno ha vinto il Rio Nero e quindi in classifica ha consolidato il primato a 16 punti, seguito dall'Ottaviano a 15 e dal Noci anche al 15, Molfetta a 13, e quindi ancora discorsi molto aperti. E domenica arriva a Manfredonia la Salernitana. Salutiamo che le facciano un sol boccone. Mario Ciampi, buonasera. Buonasera Antonio. E perdonaci se ci abbiamo fatto aspettare un po', ma avevamo gli amici del karate. No, non c'è problema. Allora Mario, che è successo ieri al Manfredonia Football Club? Io ho detto che hanno perso un po' la testa dopo quell'1-2 iniziale di Cascione, credo si chiamasse il ragazzo della San Nicandro. Sì, Cascione, sì. Cascione, perché comunque non abbiamo visto giocare mai così male al Miramare la squadra allenata da Gigi Renis. È stata una questione mentale, a parte tutta la situazione precaria dal punto di vista fisico di molti giocatori importanti, Mario? Ma diciamo che è difficile anche commentare, perché purtroppo nell'ultimo periodo ci sta capitando spesso di regalare un tempo. È capitato ad Andrea, è capitato col palo in casa ed è successo anche ieri. Purtroppo ieri ho preso sto gol a freddo dopo un minuto di gioco, insomma una disattenzione in mezzo al campo, l'abbiamo pagata a caro prezzo, perché poi mentalmente non ci siamo più ripresi. Abbiamo preso anzi il secondo gol dopo 20 minuti, insomma la partita era già tutta in salita. Abbiamo avuto un paio di occasioni, nel primo tempo una con Giaccone, poi un gol che è un po' sospetto, quel po' di gioco che ci hanno fischiato, però a prescindere da questi casi isolati, diciamo che sicuramente si è tirato poco in porta, Mario. Siamo mancati, Antonio, siamo mancati tanto e non era sicuramente avevamo qualche defezione. Mancava un giocatore importante come Thomas, Lorito a destra, però molti giocatori venivano da infortuni, quindi non erano al top della forma, però non sono attenuanti, perché poi fondamentalmente insomma è stata una settimana un po' particolare, l'abbiamo poi pagata domenica, un po' troppo nervosismo, troppa ansia, e diciamo che è stata una giornata storta. Ma la giornata storta, più che altro spero sia una sconfitta salutare che ci possa far tornare un attimo, ci ridimensioni un attimo, che probabilmente qualcuno stava pensando a viaggiava un po' con la testa. L'obiettivo è la salvezza, però vincere questi scontri diretti è importante, se li perdiamo poi si fa tutto più difficile. E domenica c'è la bella controprova di Starnarella, perché finora il Manfredonia Football Club non ha fatto punti in trasferta. Chissà che adesso dopo questo schiaffo al Miramare non cambi il trend in trasferta invece. Sarà una prova d'orgoglio per i ragazzi, Mario? Beh, sicuramente, insomma, come società fino a questo momento non abbiamo potuto dire nulla ai ragazzi per l'impegno, per il sacrificio, però normale che adesso è la seconda sconfitta consecutiva per giunta in casa in uno scontro diretto. Bisogna mostrare il carattere, bisogna venire fuori da questo momento, un momento un po' difficile mentalmente, anche perché sai abbiamo tanti ragazzi in squadra, quindi spesso ragazzi under, quindi molti 99, 2000, ci vuole un po' più di personalità in alcuni frangenti. Probabilmente può essere questo un viatico importante. Stornarella, campo difficile, in terra battuta, una squadra esperta, può essere una giusta chiave di volta, sperando ovviamente che possa essere quella positiva per noi, perché sappiamo bene i nostri limiti in trasferta quali sono, e magari andarci al completo con una rosa pienamente efficiente potrebbe essere importante, ma soprattutto a livello mentale. In classifica non cambia poco, in testa sempre lo United, Manfredonia 1932, Borgo Rosso Molfetta, Canosa sta perdendo qualche punto, diventa importante adesso la sfida di giovedì fra Manfredonia 1932 e Canosa, Mario, anche in chiave playoff? Sì, vabbè, per loro. Per il Canosa. Sì, per il Canosa, perché comunque noi abbiamo sempre l'ambizione della salvezza, che è il nostro unico obiettivo. Sicuramente i risultati di ieri, ecco, da un punto di vista
di classifica ci hanno avvantaggiato, perché fondamentalmente non si è mosso nulla, poco niente, anzi direi forse più giù si è mosso qualcosa. Noi dobbiamo continuare a mantenere il distacco dalla terz'ultima e dobbiamo continuare nel nostro percorso, che comunque adesso si è un po' inceppato nelle ultime due giornate. È normale che bisogna reagire, bisogna farlo il prima possibile. Stornarella può essere una chiave importante. Ci vuole più umiltà, Antonio, ci vuole più umiltà, più determinazione in campo. È un pizzico di fortuna pure uno sconcio in certe situazioni. Anche fortuna, anche perché ieri pure nel secondo tempo il 2-2 sembrava fatto ad un certo punto. Ma poi c'è anche un rigore netto, non certo. Dato clamoroso, hanno strattonato Nissanti, l'hanno buttato a terra, proprio preso e buttato a terra l'arbitro. Certo. Diciamo che non siamo molto fortunati con questo signore, con questo direttore di gara di Barletta. Adesso diciamo si parla solo bene degli arbitri, Mario, per favore, niente critiche, niente polemiche, è stato bravissimo l'arbitro di ieri, per cui davvero... dobbiamo convincerci del fatto che dobbiamo ringraziarli già per il fatto che vengono, per cui davvero... Dobbiamo tutti cambiare atteggiamento verso quel ragazzino che sta in mezzo al campo. Sei d'accordo, Mario? No, vabbè, ma se dobbiamo parlare seriamente, sì, perché poi fondamentalmente quello che è successo a Roma nel campionato, in quei campionati lì, insomma, è da condannare, non certo. È una cosa del genere, sono pienamente d'accordo. E io e te sappiamo che succede anche nei tornei giovanili, under 15, under 16, succede dappertutto, perché davvero bisogna cambiare culture, bisogna ringraziarli questi ragazzi che vengono ad allenare, vengono ad arbitrare, certo. Perché senza di loro le partite non si farebbero, questo bisogna mettersi in testa tutti quanti, Mario. Ah, quello assolutamente, però ecco, se venissero con un po' più, con un pizzico di umiltà anche loro, non guasterebbe, perché poi spesso questa loro saccenza, questa arroganza va soltanto a inficiarle negativamente sulla partita e le va a rovinare. Sì, questo è vero, forse andrebbero formati meglio pure loro. Mario, l'ultima domanda sul Foggia non posso non fartela. Come sarà la ripresa a Spezia? Gli Spezia che ieri ha dato tre sberle al Benevento, una squadra in salute. Sì, Benevento. Spezia, vabbè, è una squadra guidata da Pasquale Marino. Che noi conosciamo bene. Dolci ricordi con Pasquale Marino. Non sarà facile perché sappiamo bene che insomma lo Spezia ha soprattutto un potenziale fortissimo avanti con Galabino, con il gemello Ricci della Roma, insomma tanti giocatori di qualità anche in mezzo al campo, e non sarà facile. Poi viene la vittoria con Benevento, poi in campo sintetico, quindi bisogna stare pure attenti a quel tipo di gioco. Sai che cosa, Foggia viene da due settimane che praticamente è quasi un ritiro precampionato. Si è lavorato su un nuovo modulo, si è lavorato su una nuova disposizione tattica, ecco, un nuovo schieramento. Anche perché Grassadonia finalmente ha avuto tutti gli uomini a disposizione, cosa che non è mai successa all'inizio della stagione. Ma ecco, questo poi è da sottolineare, perché spesso anche nei confronti degli allenatori in generale, Grassadonia in particolare, perché parliamo di Foggia, ma allenatori in generale, bisogna essere un po' più equilibrati nei giudizi, perché poi Grassadonia adesso sta avendo la rosa al completo, ha la possibilità di allenare Iemmello, di allenare Rizzo, che sono giocatori di categoria superiore a pieno regime, e sono convinto che insomma con un nuovo schieramento tattico sono previste anche sorprese. Può essere previsto un Kragl in versione più offensiva, o addirittura come terzino alla Kolarov. Insomma, tante situazioni possono essere proposte. Bene, grazie Mario, grazie ciao per questo collegamento. Ciao Mario! E perdonaci ancora se ti abbiamo fatto aspettare. Buon lavoro, buona serata. Stasera va in onda il calcio in poltrona? Sì, va in onda alle 21:15. Bene, allora un in bocca al lupo e saluto il mio direttore Carmine Troisi. Ti aspettiamo in studio. Ciao Antonio. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Bene, detto questo, detto pure del Foggia, io voglio una tua considerazione sulla questa storia degli arbitri, ma non degli arbitri di Serie A che guadagnano 100.000 euro all'anno. Allora, io voglio qualche tua considerazione su questi ragazzi che, come i calciatori, vanno sul campo per divertirsi e per seguire una loro passione, che è quella di arbitrare. Io ringrazio la terna di questi ragazzi che vengono a rischiare, anche perché in prima categoria non è semplice arbitrare. Ieri ho visto l'arbitro, che a volte bisogna anche un attimino, quando diciamo che il rigore c'era,
abbiamo segnato. Allora io dico, convalidi il gol. Se devi cercare il calcio di rigore, darci il gol. Chiaramente, non è che io voglio dire che l'arbitro della vita, Antonio. Andrea, però dobbiamo convincerci che l'arbitro può sbagliare. Può sbagliare con i calciatori, può sbagliare. Ma noi stiamo guardando. Come gli allenatori. Stiamo guardando domenica. Come tutti. Poi guardiamo la violenza sull'arbitro che hanno fatto, cioè la settimana scorsa, una ragazza, un arbitro che è stata violenta. Cioè, e poi la cosa più avvilente è che a picciarli sono i genitori dei ragazzi. Esatto, spesso, quella è una cosa impressionante. Questa è la cosa che fa veramente. Sono fatti tanti anni sul calcio. Quando io vedo i genitori infatti, dire delle le mamme, io ho fatto tanti, io ho vissuto quando mio figlio giocava a calcio, di dire di quelle parolacce impressionanti. Ma veramente da impressionato, veramente. Quindi, bene, una tua considerazione su questo aspetto. Beh, senti, io ho visto diverse partite. Non sei mamma, però insomma. No, però ho visto diverse partite, insomma, il. Questa diciamo, violenza su questi ragazzini inermi, perché poi spesso sono da soli. Diciamo che almeno le società dovrebbero difenderli, invece spesso non lo fanno. Lasciano alla merce di tutti, però purtroppo torna sempre al discorso che abbiamo fatto prima con il karate. Di base deve esserci sempre l'umiltà e l'educazione. È il senso dello sport, la cultura dello sport, che molte volte salta. Io, Antonio, sinceramente, se io fossi laureato di prima categoria, ieri avrei dato il gol a Manfredonia. Io favorisco la squadra di casa. Andrea, ma non è un episodio. Dobbiamo convincerci, sì, che non è un episodio che ti io decide la partita. C'è un errore dell'arbitro, ci può stare. Ma io non sto criticando. Se ieri il Football Club fosse stato un po' più organizzato, più lucido, avrebbe vinto. Ha giocato per 70 minuti con un uomo che in più. Parlando degli arbitri. E quindi l'arbitro c'entra poco. Io giustifico l'arbitro, però diciamo che... Va non bene. È facile arbitrare in prima categoria, dai. Andiamo verso la chiusura. Vorrei fare un saluto al mio carissimo amico Matteo. Che ci sta seguendo? Matteo, ci sta seguendo, sì sì. Matteo ti saluta, Valeria. Ciao Matteo. Si è appena collegato Domenico Marasco, a cui diciamo, credo che sia l'amico mio della volley, della pallacanestro. E ieri, ahimè, la Sila Kangel non ha vinto a 97 in casa della capolista Molfetta, spesso 96-87 per 9 punti, dopo aver condotto fino al terzo quarto, o meglio, ha perso i primi due quarti, però nel terzo era balzato in testa presentandosi al quarto con in vantaggio, invece poi nel finale hanno mollato e c'è stata questa sconfitta che adesso pesa in classifica, perché sia l'Antuona ancora di più Molfetta e le possibilità di vincere il campionato, insomma, è presto per poterlo dire, però un po' si allontanano e questo ovviamente ci dispiace. Adesso c'è la prossima gara casalinga, vediamo la Gazzetta che ci dice. Basket C Gold, C Silver, vabbè, eccola qua, ci sarà Angel contro Dinamo Brindisi, è una nostra bella sfida, sarà importante vincere. Brindisi a 6 punti, Angel a 10 punti, quindi davvero per non perdere. Quindi Antonio, diciamo a livello per concludere, calcio, a parte diciamo la sconfitta di ieri in casa dall'FC Manfredonia, che può essere una cosa diciamo passeggera, magari un episodio che può servire anche per domenica prossima. Poi abbiamo il Manfredonia 1932 che con due vittorie, adesso che abbiamo il recupero in casa e l'altra due partite in casa, farebbe un bel sono 6 punti proprio alla nostra portata, e quindi andiamo avanti così alla grande. Bene, non si è giocato il calcio a 5 maschile, perché la Manfredonia calcio a 5 ha salvato un turno di riposo, perché penso ci sia stato delle competizioni che hanno decretato questo fermo, ma sabato c'è una partita delicatissima, cioè arriva il Giovinazzo, che ci precede di qualche punto e che sarà una dei nostri competitor per i playoff e per questo ipotetico salto in A2. Quindi una sfida molto delicata a guidare, almeno il direttore sportivo della Giovinazzo e il mio amico Sabino Samele, che sicuramente starà preparando al meglio questa sfida con gli amici di Manfredonia. Quindi davvero sabato tutti al Palace Caloria per cercare di spingere la squadra di mister Monsignore ad una vittoria che, ripeto, sarebbe importantissima sotto tanti punti di vista. Detto questo, andiamo verso la chiusura, ricordando, ahimè, Jacopo, e qui siamo le note dolenti,
perché questa SD Manfredonia, SD Volley Manfredonia non riesce a vincere. Ha perso anche a Giovinazzo, non so se tu hai saputo i risultati, Jacopo. È triste, Jacopo. Commenta, anche perché poi c'è stato un primo tempo, qualcosa. Un primo set in cui hanno vinto le ragazze di Nando Cappello. Poi che è successo? Antonio, non si è giocata nessuna partita. No, è quella poi la sfida che ho visto col Giovinazzo, di cui ho letto. Non ti risulta? No, non mi risulta. Vabbè, allora teniamoci questo dubbio. No, perché vedevo Jacopo per preoccupare. Ecco. Va bene. Allora, volevo salutare le nostre ragazze della calcio 5. Saluta la capolista. E domenica non si sbaglia con la Salernitana. Non si sbaglia, domenica. Rimanere in testa fino alla fine. Certo. E poi, diciamo, un bocca alla balena ai nostri ragazzi del PC Manfredonia, al 1932, che è di prendere questi 6 punti alla nostra portata. E soprattutto un in bocca al lupo alle ragazze della Manfredonia 2000. Un in bocca al lupo alle... continuare a vincere e restare in primi in classifica. Bene. Ricordiamo che le ragazze adesso giocano al Palla Scaloria, quindi domenica la sfida con la Salernitana sarà al Palla Scaloria. Con tutto il seguito di pubblico che possono permettersi in uno stadio, in una struttura così capiente. È tutto. Penso si sia detto tutto, abbiamo parlato, è stata una puntata ricca tra l'altro di personaggi, di ospiti. Sì, è stata una bella, veramente interessante. Sì, sì. Grazie interessante. Andrea. Grazie a voi. Grazie a Valeria, bentornata Valeria. Grazie. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a Jacopo. Sentiamo la mancanza della Valeria, per dire la verità. Sì. Ma è stata affaccendata in altre questioni. Beh, mi ha detto che eri, non eri a Manfredonia. Salutiamo la sapiente regia di Jacopo Totaro. Ma Jacopo è della Sampdoria. Eh già. Buonasera e buona settimana a tutti. Buonasera a tutti quanti. Ciao. Avete ascoltato Sport on Radio. Commenti ed approfondimenti dello sport sipontino del fine settimana.